a tutte ragazze, allora mi vedete vestita come il video precedente perché praticamente ho un po' di tempo libero, quindi mi metto a girare un po' di video in modo che poi nel corso dei giorni ve li carico. Ecco, quello di oggi sarà un video molto molto carino in collaborazione con Marta, vi lascio poi il link al suo canale nell'info box. Abbiamo deciso da questo mese, per i prossimi mesi, di fare un video tag in collaborazione. E quindi questo mese abbiamo deciso di cominciare con il Rainbow Tag. È un video molto molto carino, soprattutto per esorcizzare questo clima ormai grigio. Se avete qualche suggerimento o volete vedere qualche video tag, scrivetemelo. Per chi non conoscesse questo video, in questo video vi faremo vedere i nostri prodotti preferiti di alcune colorazioni. Quindi si tratta di cose di make up, beauty, ma non solo. Ecco, cominciamo subito. Il rosso, io sinceramente ho pensato tantissimo a cosa scegliere, in realtà poi la scelta è caduta su un rossetto. Ovviamente il rossetto in questione è il Riribu, che è un rossetto che è uscito in edizione limitata, però comunque mi sembra che verrà riproposto ora a Natale con un altro packaging. Io l'ho preso con il packaging normale, appunto, di MAC, ed è un rosso veramente bellissimo. Questo è il colore ed è super super bello, molto intenso, è un retro matte, quindi è sì un matte, però non lascia le labbra completamente secche come appunto i rossetti completamente matte. Ho fatto anche un post sul blog, ve lo lascio nell'info box nel caso foste interessate appunto a vedere meglio questo colore. È bellissimo, è proprio ne ho tanti di rossetti rossi, ma questo penso che sia il più bello e il più funzionale, ecco, anche perché ha comunque un'ottima tenuta. È uno di quei prodotti sui quali punto quando voglio rimanere molto naturale sugli occhi, non mi va di truccare troppo gli occhi. Per il colore arancione ho dovuto pensarci un po', perché in realtà non ho tantissime cose arancioni, quindi diciamo che sono... La scelta era tra poche cose, però sinceramente la cosa che più mi piace ora sono sicuramente i pennelli Real Techniques. Questi sono il Powder Brush e l'Expert Face Brush, che sono due pennelli veramente veramente buoni. Sono morbidissimi, hanno delle setole fantastiche, questo è stupendo per applicare il fondotinta per esempio, quest'altro per la cipria è fantastico perché come vedete è molto molto grande e permette appunto di metterci davvero molto poco per truccare tutto il viso. Pure di questi ho fatto un post nel mio blog, se volete dettagli tecnici, dove li ho acquistati, quanto li ho pagati, vi lascio il link, così trovate lì tutte le informazioni del caso. Per quanto riguarda il giallo, diciamo che non ho avuto dubbi, perché è un prodotto che io adoro ed è un prodotto di Lush. Si tratta di questo qui, non so chi di voi l'ha riconosciuto, comunque è il Fan giallo di Lush. Il Fan è una specie di prodotto, sembra un del pongo praticamente, molto molto profumato, veramente fantastico insomma, e può essere utilizzato sia per i capelli che per il corpo. È molto comodo da portarsi fuori perché basta appunto staccarne una pallina, metterla dentro un sacchettino e avete un prodotto diciamo multiuso. Ha un profumo di vaniglia, mandorla, fantastico, io veramente starei tutto il giorno ad annusarlo praticamente. Costa un po', però considerate che nel tempo l'ho ammortizzato il prezzo di questo prodotto, perché appunto insomma ne fate davvero tantissimo. Per il verde diciamo che non ho avuto dubbi, perché il primo verde che mi è venuto in mente è ovviamente il verde Tiffany. Io adoro questo marchio, mi piace tantissimo le creazioni che ha questo marchio e insomma, per me il verde è il verde Tiffany. E tra l'altro vi ho fatto anche di questo un video, nel quale potete vedere tutte le cosine che ho di Tiffany, se siete interessati. Ovviamente se non ve ne frega niente, fate come se non ho detto niente. Per quanto riguarda il blu, ho avuto molta difficoltà a scegliere, però senza ombra di dubbio il mio blu preferito sono questi stickers per il naso di Essence. Questi sono davvero fenomenali, rimuovono tutti i punti neri e lasciano la pelle pulita, quindi mi piacciono tantissimo. Se avete la fortuna di trovarli, perché io faccio davvero tantissima fatica a trovarli, ve li straconsiglio, quindi ottimi. Per quello che costano, secondo me sono molto molto validi.
Per quanto riguarda il colore indaco, anche qui ho avuto difficoltà a scegliere, però poi in realtà sono finita su questi orecchini che adoro. Sono questi orecchini che ho comprato da Accessorize. Hanno questo taglio un po' vintage, un po' antico, ma li adoro, mi piacciono tantissimo e insomma sono facili da trovare perché Accessorize li ha fatti più o meno di tutti i colori e sono veramente bellissimi. Arriviamo al viola. Come sapete, molte di voi sanno, io adoro il viola. Avrei messo mille ombretti con tonalità di viola assolutamente pazzesche. Però alla fine ho pensato che il mio prodotto viola preferito è senza ombra di dubbio la Tangle Teaser. È una spazzola che io adoro, mi piace tantissimo perché riesce a strecciarmi tutti i capelli senza rovinarli e senza spezzarli. È veramente molto funzionale. Anche di questa vi ho fatto un articolo sul blog, ve lo lascio sempre nell'info box se volete un po' approfondire il prodotto. Mi piace veramente tanto, è un prodotto che io consiglio e è un investimento buono, ecco, costa sui 10 euro, però secondo me è un prodotto che ne vale la pena, ecco. Per quanto riguarda il rosa, anche qui ho avuto tantissima difficoltà a scegliere perché mi piace le tonalità pastello, rosa, lilla, verdino, sono quelle mie preferite. Tra tutte le cose però ho scelto questi braccialetti che sono appunto sulla tonalità del rosa, sono tutti braccialetti di Accessorize, ve li faccio vedere. Il primo è questo qui che ha questi tipo svaroschini alternati a queste perline rosa, con il nastrino, ecco, che si stringe. Poi c'è quest'altro che è più sul color crema, però era appunto nel set, con questo cuoricino molto carino anche questo. Poi c'è quest'altro in sempre con il filo con scritto love, molto carino. E alla fine questo giro di perline appunto sul color grigietto argentato, molto carino. L'ultimo colore è il multicolor. Anche qui ho avuto un po' di difficoltà perché le cose multicolor mi piacciono, mi mettono allegria. Tra tutte però ho scelto uno smalto. Questo smalto è stupendo, uno smalto PI che ha veramente tantissime sfumature di colore ed è stupendo. Io lo uso come top coat, è praticamente composto da queste pagliuzze multicolor e anche tutta una serie di brillantini di base. È veramente stupendo, a me piace un sacco, io ve lo straconsiglio, però ce n'è uno identico di Essence che mi sembra sia il numero 15, quindi se vi piace questo tipo di smalto vi consiglio assolutamente quello di Essence, che è praticamente uguale ma costa un decimo di quanto costa questo qui. Niente ragazze, questo era tutto, spero che questo video vi sia piaciuto, vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video.